Intanto vorrei cominciare con una bella notizia. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha scritto poche ore fa al Consiglio di sicurezza così: sono lieto di informarvi della mia intenzione di nominare Romano Prodi come mio inviato speciale per il Sahel. E quindi, grande soddisfazione per noi, tanti auguri di buon lavoro in una situazione certamente difficilissima. Care democratiche, cari democratici, cari membri dell'Assemblea nazionale, stavolta non avrete da me una relazione organica o comprensiva. Sarò breve e pronuncerò solo qualche considerazione introduttiva alla discussione e alle nostre decisioni, senza riprendere dei temi politici e programmatici che già ho esposto davanti a voi recentemente. In particolare vorrei rimandare questo all'occasione della festa nazionale di Reggio Emilia, che fra l'altro, lo ricordo, è avvenuta a conclusione di una stagione di oltre 2000 feste che hanno confermato sia il volto popolare del nostro partito e sia la grande passione politica, civile, di volontari, di militanti ai quali dobbiamo corrispondere come gruppo dirigente. Dobbiamo corrispondere. Non dobbiamo scandalizzare, dobbiamo corrispondere. Starò ai punti essenziali, ripeto brevemente. Primo punto, e qui mi metto nello spirito anche delle cose che diceva Rosy Bindi, sono certo che da questa Assemblea e da ciascuno dei suoi partecipanti sarà colta la crucialità e direi anche la solennità di questo momento. Sapete che io non amo l'enfasi, come si è capito in questi anni, e quindi quel che dico adesso lo dico sul serio. Noi siamo oggi, più di quello che possiamo pensare, non solo sotto gli occhi dell'Italia, ma sotto gli occhi di una larga schiera di osservatori politici, economici, diplomatici dell'Europa e del mondo. È così. E quindi io affido a ciascuno di noi la consapevolezza piena di questo, la compostezza della nostra discussione, la serietà e il rigore delle nostre decisioni, sono sicuro, daranno un segno non irrilevante delle possibili prospettive dell'Italia, non del PD, dell'Italia, perché ci stanno guardando per l'Italia. Consideriamo infatti la situazione all'essenziale e con un linguaggio di verità. Primo, consideriamo il drammatico distacco fra cittadini, politica e istituzioni, secondo me peggiore che nel 92. Secondo, consideriamo la situazione economica e sociale, la crisi più grave, più lunga, più profonda e più incerta in Europa e in Italia che si sia vista dal dopoguerra. Consideriamo le tendenze già operanti e i rischi ulteriori di frantumazione, balcanizzazione del sistema politico, la crisi scomposta della destra, l'insorgere di nuovi antichi populismi, ma di più e oltre, una voglia generica e potente di rifiuto, di semplice e radicale rifiuto che corre nel Paese. Chiunque abbia a mente tutto questo non può che concludere che senza il PD non c'è possibilità alcuna di mettere ordine nelle prospettive del Paese. Nessuna possibilità. Non c'è possibilità di suscitare forze vitali del Paese che ci sono, chiamandole ad una riscossa. E c'è il rischio invece evidente che il Paese si metta davanti ad una palude o forse anche ad un'avventura. Ora, noi sappiamo bene, non siamo ingenui, sappiamo bene che in Italia e in Europa e oltre c'è chi può pensare che un Paese stremato, indebolito e portato all'impasse possa essere comandato o comprato con poco.
lo sappiamo, non siamo ingenui. Ma c'è anche chi, che non avendo certamente in testa queste cose, queste intenzioni, tuttavia non comprende la fase. E a volte questa incomprensione riguarda anche il nostro stesso grande campo dei democratici, dei progressisti. La nostra discussione non deve peccare di leggerezza, non deve ignorare che in questi mesi possiamo essere ad un tornante storico per la vita del Paese. E quindi di qualsiasi cosa noi si discuta deve percepirsi l'ancoraggio alle preoccupazioni, alle ansie del Paese e la volontà di lavorare per una prospettiva positiva per l'Italia. L'ho detto altre volte, guai che se ci facessimo sorprendere, lontani dal punto principale della questione, che è l'Italia, gli italiani, il cammino che abbiamo davanti, direi la bussola per il futuro degli italiani. Il punto è questo, la bussola per il futuro degli italiani. È di questo che si deve parlare, è di questo che devono e dovranno sentirci parlare. Ribadiamo dunque in questa occasione, davanti all'Italia e al mondo, e all'avvio di mesi cruciali e decisivi, ribadiamo chi siamo e che cosa vogliamo. Noi siamo un partito riformista capace di garantire la decisione politica e di governo a partire da culture plurali. Siamo l'unica forza politica che ha radici incontestabili e assoluta coerenza nella fedeltà all'ideale europeo. Con la forza dei fatti e non delle parole, con la forza di quello che abbiamo già dimostrato, noi garantiamo e garantiremo piena affidabilità sull'asse fondamentale della nostra politica europeista. E porremo questa affidabilità come condizione ineludibile ed esigibile per qualsiasi alleanza politica e di governo. Ho detto e ripeto che noi consideriamo la credibilità e il rigore che Monti ha mostrato al mondo come un punto di non ritorno e rispondiamo ai dubbiosi, sinceri o strumentali che siano, che non c'è bisogno di spiegare a noi il valore davanti al mondo di questa esperienza di governo e di questa personalità. Noi abbiamo voluto Monti, noi lo abbiamo voluto al prezzo di una nostra rinuncia, a prezzo di una nostra rinuncia. E noi lo stiamo sostenendo in condizioni difficili e spesso fronteggiando noi i problemi acuti della società e caricandoci di responsabilità non nostre. Quindi noi, certo non da soli, ma noi prima di ogni altro abbiamo mandato a casa Berlusconi e ha aperto la strada al governo Monti. Quindi noi non abbiamo bisogno di ricevere istruzioni su questo punto, né per l'oggi né per il domani. Noi prenderemo il meglio di queste esperienze e ne garantiremo lo sviluppo, ma nel pieno recupero di una fisiologia democratica e politica. Una fisiologia democratica e politica che è un diritto per l'Italia, come per ogni altro paese, ma anche un dovere per l'Italia. Se vogliamo presentare al mondo un paese che esce da un eccezionalismo perennemente instabile e vogliamo che questo diritto e questo dovere non venga contraddetto, lo dico subito, ci tornerò, da una legge elettorale che nell'ingiusto superamento della Calderoli
Tuttavia oscura il tema della governabilità e della trasparenza del rapporto con gli elettori e su questo stiamo lavorando. Secondo punto che vogliamo chiarire. Noi sappiamo da dove si deve partire per mettere in moto il Paese. Noi partiremo dalla riforma delle istituzioni e della politica, dal rinnovamento morale, dalla riscossa civica, dai diritti illuminati dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Noi partiremo da lì per il cambiamento e la nostra parola sarà il cambiamento e sappiamo anche come fare. Moralità, sobrietà, legalità, regole, uno strumento operante davvero per rivedere in modo organico la seconda parte della Costituzione e legge sui partiti e costi della politica. Enorme anticorruzione, quelli che rimarranno da fare, dal falso in bilancio, l'antiriciclaggio e così via. Diritti fondamentali, parità di genere, giustizia per i cittadini, trasparenza e regole dei mercati, liberalizzazione, insomma. Noi non vogliamo meno riforme di quelle che si sono viste fin qui, ne vogliamo di più e di più pertinenti e fuori dai condizionamenti di una destra che ha corroso negli anni legalità e civismo e che ancora oggi tiene il piede sul freno, tiene il piede sul freno. Quindi sia chiaro che disturbando anche noi stessi, se ci sarà da farlo, noi alzeremo la bandiera di un rinnovamento morale del Paese. Un rinnovamento morale del Paese.